sono qui per protestare per il decreto che è uscito in data 5 luglio 2019, con il quale il Tribunale dei minorenni di Roma mi sospende la potestà genitoriale a tempo indeterminato. L'accusa che mi viene mossa è sempre la solita: alienazione parentale, un costrutto ascientifico non riconosciuto dalla comunità internazionale e nazionale, un costrutto controverso con il quale i bambini oggi vengono strappati alle madri accudenti per essere collocati nelle case famiglia, resettati e consegnati ai genitori inadeguati, violenti o abusanti. Il decreto che è uscito da questo tribunale è scandaloso. Sono state prese solamente le affermazioni false della controparte. È stata riabilitata una CTU che ha un procedimento penale pendente alla Procura di Roma. È stato detto che la metodologia utilizzata è completamente sposata da questo tribunale per i minorenni. Oggi io rischio di perdere mio figlio su basi inesistenti. Nessun assistente sociale che ci segue ha mai riconosciuto in mio figlio nessuna problematica psicologica. Eppure in questo decreto mio figlio viene descritto come un bambino psicopatico. Sono state ascoltate le insegnanti che vedono mio figlio 8 ore al giorno, 5 giorni su 7, e hanno descritto un bambino educato, ben seguito, normalissimo, con nessuna problematica psicologica, comportamentale, di rendimento scolastico. Mio figlio ha una costanza nel rendimento scolastico che non è mai venuta meno. Se fosse stato vessato, maltrattato dalla sottoscritta, io penso che qualche problema questo bambino lo avrebbe manifestato. Quello che succede alle madri italiane, da nord a sud nei tribunali, oggi deve essere denunciato, perché non è più possibile proseguire in questa maniera. Noi entriamo in questi tribunali e automaticamente ci vengono sottratti i figli, perché le nostre denunce per violenze, abusi, non vengono credute, vengono archiviate e i bambini consegnati a chi non vogliono. Io chiedo giustizia, mi vergogno di questo Stato che non garantisce più la giustizia alle vittime. Non è più possibile proseguire oltre. C'è stato un accanimento sempre peggiore nei miei confronti. Sono state portate le prove, sono state allegate registrazioni, sono state presentate memorie difensive di migliaia di pagine. È stata confutata una CTU che ha scritto il falso. I colloqui, le trascrizioni non sono aderenti a quello che è successo nei colloqui. Ci sono i video, ci sono i video. Sono state portate le prove e le prove vengono ignorate. Viene ascoltato soltanto e preso in considerazione quello che sostiene la controparte falsamente. Falsamente. Mi è stato detto che se non convincerò mio figlio a fare quello che loro pretendono che il bambino faccia, io perderò mio figlio. Questo è uno stato di diritto? Questa è la giustizia che noi troviamo nei tribunali? Non sappiamo più che cosa fare, una famiglia è sotto assedio da quasi 7 anni. Da quasi 7 anni. Quello che è successo tra mio figlio e l'altro genitore è al vaglio dal 2013. Ma se le prove, i fatti vengono ignorati o nascosti e si tira in ballo il costrutto dell'alienazione genitoriale, che lo si nomini direttamente o che divenga bigenitorialità forzata, che si chiami conflitto di lealtà con la madre, che si chiami madre malevola, sindrome di Medea o qualsiasi altra cosa, venga in mente allo psicologo di turno di affibbiarci, noi perdiamo i nostri figli. Non ci sono prove né nei miei confronti né contro i miei genitori, ritenuti alienanti anche loro. Il Tribunale per i minorenni di Roma difende questi costrutti ascientifici, difende i violenti a questo punto e fa pagare ai bambini in primis il fatto di avere una testa e una loro volontà. Sono stata inviata dalle assistenti sociali al centro antiviolenza gestito dalla ONU.
per il Tribunale dei minorenni di Roma. È carta straccia. Vengo ritenuta una persona che ha mentito e chi invece ha realmente mentito viene trattato con i guanti bianchi. È all'ordine del giorno i prelevamenti dei bambini e ci siamo qui a scandalizzare per l'indagine di Reggio Emilia. Ma non sapete cosa succede in questi tribunali italiani da nord a sud? Madri che perdono i figli, bambini trascinati in casa famiglia contro la loro volontà. Sul coprendo queste azioni come una tutela del diritto alla bigenitorialità. E quando un bambino poi viene privato della figura materna, questa bigenitorialità dove è andata a finire? Dove è andata a finire? Mio figlio dovrà passare l'estate tra educatori, psicologi. Questi sono trattamenti sanitari obbligatori che la legge non prevede. È stato scritto in questo decreto che in questi anni io ho aderito solo formalmente a quello che i tribunali, i servizi sociali prescrivevano. Almeno io ho aderito e ho sempre fatto tutto quello che mi è stato richiesto di fare. Non possiamo dire lo stesso dall'altra parte, eppure i decreti continuano ad uscire contro la sottoscritta. Non ci sono dichiarazioni dei servizi sociali contro la sottoscritta. Sono state denunciate collusioni, sono stati denunciati illeciti, sono state denunciate sparizioni di documentazione. Ho fatto querela alla Procura della Repubblica di Roma e Perugia, ho fatto un esposto al CSM. Voglio gli ispettori al Tribunale per i minorenni di Roma perché io sto perdendo mio figlio. Mi hanno distrutto l'esistenza. Per portare mio figlio sempre agli incontri protetti con il padre ho perso ore di lavoro, di vita. Oggi stesso per essere qui sto perdendo ore di lavoro. E questo per il Tribunale per i minorenni che cos'è? Se non un impegno da parte di un genitore per cercare di tutelare il proprio figlio. Mi è stato detto di ritirare le querele nei confronti del mio ex, perché questo doveva servire ad abbassare quella che loro ritengono conflittualità tra le parti, invece che violenza. È stato scritto che io sto facendo una guerra, quando le mie sono tutte memorie difensive. E cosa pretendevano che facessi? Che non mi difendessi dalle diffamazioni contenute nelle istanze di controparte? Qualcuno ha verificato le prove che abbiamo portato in tribunale? Qualcuno è andato a verificare il maloperato dei servizi sociali del 10° municipio di Roma? C'è una querela alla Procura della Repubblica di Roma. Sono stati mandati via direttori del servizio sociale. Abbiamo ricevuto minacce. Sono arrivati a minacciare di querele anche il mio avvocato. In questo paese le donne, le madri non hanno più alcun diritto di difesa. Non chiedeteci più di denunciare le violenze. Non chiedeteci più di rivolgersi alle procure. Perché quello che succede dopo dovete raccontare. Cioè che noi veniamo lasciate non solo da sole, ma noi veniamo lasciate in balia di istituzioni che non credono a una sola parola. Ma non solo, non credono neanche alle prove che vengono presentate. Molto facile mettersi un segno rosso sotto l'occhio quando poi noi siamo qui da sole. Ho scritto al ministro Bonafede, devono inviare gli ispettori in questo tribunale che non ha una procedura, ha una legge interna da cui nessuno si può più liberare. Non ci sono tempistiche, i decreti sono provvisori e restano provvisori per anni. Ci sono casi di madri risalenti a 10-15 anni fa. I provvedimenti sono ancora provvisori. Bambini sottratti alle madri. È ora di smetterla. Io pretendo di vivere in uno Stato dove ho diritto di difendermi e di difendere mio figlio. È stato nominato un tutore, come se io fossi una delinquente, come se io fossi una madre degenerata, quando ci sono agli atti registrazioni intere di ore e ore dove le assistenti sociali dichiarano che il problema per mio figlio non sono io, non è la mia famiglia. Pretendo un giusto processo, perché questo prevede lo Stato italiano. Questo prevede la Costituzione italiana.
ci sta succedendo in Italia è un attacco frontale alla figura materna. Oggi una madre che ama il proprio figlio viene trattata la stessa strega di un delinquente. Si entra in udienza e si viene di fatto minacciati, perché suggerire caldamente vuol dire che se tu non fai quello che ti dicono, tutto si ripercuote sui tuoi figli e su te stessa. Voglio sapere su quali basi è stato emesso questo decreto, su basi di relazioni false di assistenti sociali querelate. Non si aspetta neanche che venga concluso il procedimento penale. È stata riabilitata una CTU, ripeto, che ha scritto il falso e ha basato tutte le operazioni peritali sulla ricerca di un costrutto che non esiste, che non esiste. Sono stati fatti esposti all'ordine degli psicologi del Lazio. Hanno archiviato tutto. La consulente di parte dell'altra parte ha lavorato al servizio sociale del 10° municipio per un anno in pieno conflitto di interessi. Veniva agli incontri in cui l'assistente sociale parlava di mio figlio non avendone alcun titolo, perché mio figlio era in carico ad un'altra cooperativa, eppure costei partecipava a questi incontri. E l'ordine degli psicologi e codesto tribunale dei minorenni di Roma hanno ritenuto che non ci sia nulla di sbagliato in questo. Eppure io oggi vengo condannata sul nulla, e maggiormente viene condannato mio figlio a patire le pene dell'inferno, a vivere un'estate di orrore. È stato scritto in questo decreto che io non ho portato mio figlio a fare il percorso psicologico. Ci sono le fatture agli atti. Come potete scrivere il falso? Ci sono le fatture del percorso psicologico. È stata la psicologa che avevate scelto voi per tramite del servizio sociale a dire che mio figlio non lo doveva più vedere perché non necessitava di psicoterapia. Oggi magicamente con l'alienazione genitoriale mio figlio è diventato una specie di psicopatico, un bambino da medicalizzare, un bambino da psichiatrizzare. Non permetto di dire questo di mio figlio. Per colpire me si sta colpendo mio figlio, per colpire le madri se le inventano tutte. L'assistente sociale ha scritto che gli incontri dovevano essere eventualmente sospesi per quanto dolorosi per il bambino. Ora glieli hanno triplicati. Siamo in una situazione di schizofrenia dove in un decreto si dice una cosa e un minuto dopo se ne dice un'altra. Più porti prove e più ti si accaniscono contro, perché devono arrivare all'obiettivo che è quello di toglierti i figli. E ora che si sappia che non è solo il caso di Laura Massaro, qui ci sono mamme vessate dalle istituzioni da nord a sud che magari non parlano per paura e per minaccia. È chiaro, andate a verificare come lavorano i servizi sociali, come lavorano, cosa fanno. Io perdo mio figlio sulle relazioni false o sulle omissioni di un'impiegata del comune. Ci stiamo rendendo conto? Cosa porta un assistente sociale a scrivere il falso? Cosa? È incompetente? È minacciata? Come si fa ad ottenere giustizia? A chi mi devo rivolgere? Abbiamo chiesto colloquio al presidente di questo tribunale, non c'è stato mai risposto. Le nostre istanze di ricusazione per falso ideologico della CTU è stata rigettata. Sì, le istituzioni si sono chiuse completamente a fronte comune contro me, che sono un privato cittadino e non ho armi per difendermi dall'abuso di potere. Non ho possibilità di
difesa mia e di mio figlio. Sono 6 anni che viviamo nel terrore che questo bambino ci venga portato via. Voglio sapere quale reato ho commesso. Mio figlio ha spiegato quali sono stati i problemi che lo hanno portato a rifiutare il padre. Questo tribunale doveva indagare. Aveva 3 anni e mezzo quando ha confessato le sue problematiche. Se la prima CTU avesse indagato invece di nascondere la reale problematica e parlare di alienazione genitoriale o conflitto di lealtà, ripeto, perché qualsiasi definizione è utilizzata purché si tolgano i bambini alle madri accudenti. Questo sta succedendo. E ci scandalizziamo delle indagini di Reggio Emilia? Venitevi a fare un giro in tutti i tribunali d'Italia e venite a vedere cosa succede alle madri italiane. Oggi non abbiamo più neanche diritto di protestare, perché io da novembre sono fuori a questo tribunale a fare un sit-in e questo tribunale si è ulteriormente accanito e incattivito nei miei confronti. Forse vuole farmi capire chi comanda. Beh, io credo che comandi la legge. E chiunque violi la legge deve essere perseguito, perché non c'è nessuno che deve essere al di sopra della legge. Nessuno! Questo ha detto il nostro Presidente della Repubblica, a cui io ho mandato una lettera e un plico con tutta la documentazione attestante il grave abuso e la violenza istituzionale che sto subendo da quasi 7 anni. Se una donna denuncia, le denunce sono false e strumentali. Se non denuncia, la colpa è comunque sua, perché ha accettato, è stata zitta, non ha avuto coraggio, oppure non ha saputo proteggere i suoi figli. Allora cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ci sono dichiarazioni dei servizi sociali che parlano di un caso scoppiato al municipio 10, al servizio sociale, per il caso di mio figlio. L'assistente sociale che prima gestiva gli incontri protetti con il padre di mio figlio ha dichiarato che a quel municipio c'era stato un sospetto passaggio di scartoffie. Voglio sapere che cosa è successo alle spalle mie e di mio figlio. Voi cercate di far passare come pazze o visionarie le donne che denunciano. È ora di smetterla. Vi celate dietro il fatto che sono qui da sola a parlare, ma sapete benissimo quello che succede in questo tribunale. C'è una bambina sottratta a sua madre da 9 anni, da 9 anni, un decreto provvisorio da 9 anni. La CTU è la stessa. Dove sono le indagini? Dove sono? Dov'è la giustizia? Dove sta la giustizia in questo paese? Non ci sta più una possibilità di difesa. Gli avvocati non sanno più che cosa fare. Alzano le mani perché oltre che presentare le prove, cosa si può fare? Non si può obbligare un giudice a leggere o ad essere giusto. Non hanno più armi nessuno, neanche i difensori. Cosa dobbiamo fare? Cosa ci volete portare? Una madre per bene che lavora, una famiglia alle spalle, incensurata, un bambino che adora la sua famiglia, una vita normale, serena. Tutto quello che gli assistenti sociali hanno detto in mio favore è stato nascosto. In questo ultimo decreto sono state prese soltanto le cose interessanti a dare ragione all'altra parte. Voglio sapere per quale motivo mio figlio deve finire in una casa famiglia. Ho fatto tutto quello che mi avete chiesto in questi anni, tutto. Avete obbligato me a portare mio figlio agli incontri protetti, a convincerlo ad andare tra mal di pancia, vomito, pianti, strepiti. E invece di riconoscere lo sforzo fatto, mi avete condannato ulteriormente.
dicendo che cosa, che cos'altro devo fare? Mi avete fatto ritirare le denunce. Mi avete detto che dovevo abbassare il conflitto. Quale conflitto? Io sono sotto assedio. Quando le assistenti sociali mi dicevano che dovevo andare a fare le passeggiate con il padre di mio figlio per il bene del bambino, c'erano querele pendenti, eppure ci sono andata. Avete violato la Convenzione di Istanbul mille e mille volte. E quando finivano le passeggiate, il padre di mio figlio mi andava a denunciare, dichiarando che non vedeva il figlio e ci eravamo lasciati un quarto d'ora prima. 17 denunce da luglio 2014 a ottobre 2014. E sarei io quella che fa la guerra? Sarei io quella che fa la guerra? Quando sono stati fatti gli accertamenti in prima CTU, i test psicologici sono spariti. Dove sono finiti? Ho fatto denunce, sono state archiviate senza indagare. Si parla di sistema, andiamo a parlare in giro con le persone, gli avvocati, e ci dicono tutti la stessa cosa: funziona così. Allora lo sapete come funziona? Questo sistema va scardinato dall'interno. Una madre non può essere costretta a questo, a stare qui fuori, sbeffeggiata, a perdere un figlio, il lavoro, la vita, la libertà personale. Neanche alle madri carcerate viene sospesa la potestà genitoriale. Voglio sapere che cosa ho fatto. Mio figlio rifiuta i rapporti con il padre. Fatevi una domanda. Avete le prove e le carte per valutare i motivi di quel rifiuto? Avevamo chiesto una proroga della durata della prima CTU proprio per indagare i motivi di quel rifiuto, nato allora. Non è stato accettato. Si è fatto in fretta e furia per chiuderla quella CTU. E oggi mi ritrovo con una situazione completamente ribaltata. Io da vittima passata a carnefice, un bambino che deve pagare con la sua vita. Per fare cosa? È stato scritto dalle assistenti sociali che usavo la patologia di mio figlio in maniera strumentale. Mio figlio è stato ricoverato per un mese per una grave patologia autoimmune. Ha rischiato l'operazione all'intestino, se non la morte. Ha avuto riconosciuta l'invalidità civile. La 104. È chiaro questo? Ci sono perizie medico-legali, cartelle cliniche agli atti. La CTU ha detto che il problema di salute è un problema secondario. Secondario! Vergogna! 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 Da quando è uscita la legge 54 del 2006 ci avete massacrato nei tribunali! Ci massacrate! Ci dite che dobbiamo denunciare e poi siamo ridotti a questo! A stare qui con i cartelli in mano perché non si sa più a quale organo bisogna rivolgersi per ottenere giustizia, un giusto processo, perché quello che io sto dicendo non sono chiacchiere, ci sono le prove. Dov'è l'assistente sociale che ci segue dal 2015? Perché non ha parlato? Perché non ha spiegato le motivazioni al tribunale, le stesse cose che diceva nei colloqui, che mio figlio non doveva essere mandato via dalla sua casa e da sua madre, perché sono una madre idonea, idonea, e voi a una madre idonea avete sospeso la potestà genitoriale. Oggi le persone per bene vengono trattate peggio dei delinquenti, madri costrette a pietire un'ora di visita ai figli per avere denunciato violenze. Di che cosa stiamo parlando?
vengano gli ispettori del ministero che ho interpellato mesi fa a verificare questo fascicolo e tutti i fascicoli dove a seguito di una CTU sono stati portati via i bambini e alle madri perché ritenute conflittuali. Quando sentite questo termine state pur certi che dietro c'è violenza di qualsiasi genere. Stanno cercando di farmi passare per una delle manie di persecuzione. Si fanno forti perché le istituzioni si sono tutte allineate. Querele archiviate, relazioni false, tutto decreti che escono leggendo ed estrapolando dal contesto frasi e circostanze. Qui è stato preso in considerazione il falso e sul falso sta perdendo mio figlio. Questa è una lotta che deve proseguire. Le madri devono farsi coraggio. Non possiamo più accettare una situazione del genere. La legge 54 del 2006, con questo concetto di bigenitorialità a tutti i costi, fa sì che se non pieghiamo la testa davanti ai nostri carnefici, così come accadeva in casa, i figli ci vengono sottratti. Se non è concetto di alienazione, ripeto, lo mettono sotto altre vesti, ma la fine è sempre la stessa. Avete deciso voi gli psicologi da cui dovevo portare mio figlio? Ci sono gravi conflitti di interessi e nessuno sta indagando, è compito di questo tribunale e delle procure indagare, non nostro. Noi possiamo solo denunciare e cercare di chiedere giustizia. Non si può distruggere la vita dei bambini in questa maniera. Quel decreto del 5 luglio 2019 è stato depositato il 5 luglio, ma è datato 5 maggio. Due mesi! Per fare cosa? Sperando che mi stancassi, che cedessi, che facessi gesti inconsulti. Beh, non ne farò. Continuerò a chiedere giustizia, questo sì, ma voi avete a che fare con madri per bene, con persone per bene, con famiglie per bene, che ci mettono la faccia, perché non abbiamo niente da nascondere, è chiaro? Abbiamo chiesto colloqui, abbiamo chiesto indagini, sono state dichiarate cose gravissime dalle assistenti sociali, perché non sono in una relazione? Perché non si può scrivere quello che è il reale problema? Mio figlio è costretto a vivere nel terrore per causa vostra, non mia, non mia. Ho fatto tutto quello che mi avete chiesto e me lo avete rivoltato contro, perché questa è una macchina infernale. Inizia oggi un procedimento di separazione e di affidamento dei figli. L'iter è questo. Si dispone immediatamente una CTU. Affidamento quasi matematico ai servizi sociali. Dopodiché inizia il baratro. Il baratro alla fine del quale tu arrivi a perdere i figli. Questo è. Dopo che ti hanno spolpato economicamente. Tutti. Mi è stato detto che io mi sono venduta una casa per fare la guerra al padre di mio figlio. E che cosa sono? Una specie di squilibrata mentale? Secondo questo tribunale io che cosa sarei? Una che si diverte a vendersi le case per il puro gusto di fare una causa senza basi valide? Mi sono dovuta vendere una casa per il falso che è stato scritto e sostenuto. È chiaro? Mi sono venduto una casa per pagare gli avvocati per cercare di difendermi dalle vostre false accuse. Per difendere mio figlio da un prelevamento coatto. Un bambino che non può vivere sereno la sua infanzia a causa delle falsità. Non si sa quando avrà fine questa cosa. Quando mio figlio avrà 18 anni. E avrà l'infanzia distrutta tra psicologi, educatori, che
io dovrei stare zitta lì a dire che va tutto bene mentre mio figlio piange disperato? Come mai la controparte non ha denunciato gli assistenti sociali che non sono riusciti a portare il figlio all'incontro? Hanno ricoinvolto me, io lo accompagno, ma non va bene lo stato d'animo con cui lo accompagno. L'educatore è venuto a casa nostra, 13 mesi, non è riuscito a convincere mio figlio, 2 volte a settimana. Io non potevo neanche rientrare a casa mia per non incontrare l'educatore e non influenzare il bambino. E di questo male operato oggi pago io, perché ti dicono che non devi interferire negli incontri, poi ti dicono che devi collaborare, poi ti dicono che lo devi convincere, ma se lo convinci non va bene perché lo influenzi. Decidetevi, dite la verità, che il fine ultimo è quello di portarci via i figli. Oggi avete agli atti tutte le carte per fare sì che un bambino venga lasciato libero di vivere la sua vita serena e tranquilla. Stiamo parlando di assistenti sociali che hanno dichiarato il falso perfino mettendo in bocca alle maestre frasi che le maestre non hanno mai detto. Le maestre sono andate in polizia a testimoniare, a dire che loro quelle frasi non le avevano mai dette. Il tutto per far passare la mia famiglia come una famiglia che non è per bene. L'assistente sociale ha dichiarato che fuori scuola mia madre e mio padre avrebbero avuto dei litigi e degli scontri con il padre di mio figlio e ha detto che questo lo ha dichiarato la maestra. La maestra ha negato di avere mai detto una cosa del genere. Eppure al tribunale di queste dichiarazioni non è importato nulla. Il servizio sociale ha proibito di mettere agli atti il DVD contenente il colloquio tra servizi sociali e CTU. Di distruggere il dischetto di quel colloquio. Voglio sapere il motivo perché si chiede la distruzione del materiale probatorio. Avete da nascondere? Io sono qui, non ho niente da nascondere. Avete le prove? Ho 2 avvocati che mettono prove agli atti e in procura da anni, da mesi e mesi. Non c'è possibilità di ottenere giustizia se le istituzioni sono le prime a vessarci. Ho sperato fino all'ultimo, ho creduto che ci potesse essere un barlume di speranza che si mettesse mano a questo procedimento dall'inizio a oggi, che pagasse chi ha scritto il falso, non che pagasse mio figlio. Che genitore è quello che chiede la casa famiglia per il proprio figlio per fare un dispetto alla madre di suo figlio? Sono stata accusata di tutto, perfino del fatto che i parenti paterni non hanno visto questo bambino. Mio figlio è in mano agli assistenti sociali dal 2014. Potevano organizzare loro gli incontri. Qualsiasi cosa succede viene rivoltata addosso alle madri. Ormai questi genitori hanno capito il meccanismo, hanno capito cosa devono fare per invischiarci in questi procedimenti senza fine. Accusarci di base. I bambini quando parlano non vengono creduti. Le denunce delle madri sono ritenute strumentali e false. Come pensate che una donna possa uscire dalla violenza e tutelare i propri figli? Il concetto della bigenitorialità è un concetto giusto laddove
ci sono due genitori per bene, ma è un concetto abusato laddove si innesca questo meccanismo infernale di vendetta. I bambini devono essere ascoltati, non basta fare lo scandalo giornalistico sui fatti di Reggio Emilia. Venite a vedere cosa succede alle madri durante le CTU. Acquisite i video di queste CTU. Mio figlio è stato ascoltato in audizione protetta. Ha dichiarato le motivazioni del suo rifiuto. In questo decreto c'è scritto che mio figlio non ha saputo spiegare. No, mio figlio ha spiegato. Non lo avete voluto ascoltare. Perché non vi è piaciuto quello che ha detto. Gli avete chiesto se fosse stato imbeccato da qualcuno. Mio figlio vi ha risposto per le rime. Vi ha detto che nessuno nella mia casa e nella mia famiglia gli dice cosa deve fare. Mio figlio è un bambino libero. Siete voi che volete costringermi a fargli fare cose che lo fanno soffrire. E anche quando l'ho fatto non vi è stato bene. Non c'è possibilità di difesa, non c'è possibilità di recupero di questo procedimento. Io arriverò a perdere mio figlio, perché questo è la fine a cui si deve arrivare. Perché costringere un bambino ad aumentare incontri che l'assistente sociale aveva diminuito fino a farli diventare 15 nali, quando l'assistente sociale ha chiesto che venissero sospesi perché dolorosi per il bambino, quando anche un giudice dice che costringerlo ancora non servirà altro che a peggiorare le cose. Oggi state facendo esattamente questo. Esattamente questo, ogni falsità depositata dalla controparte è stata presa in considerazione come oro colato. Tutte le prove che ho portato io agli atti, registrazioni di colloqui, video, trascrizioni, non sono state tenute in considerazione. Più si portano le prove e più si accaniscono. Qual è il leader procedurale di questo tribunale? Qual è? Io non mi posso neanche appellare a questo decreto perché è provvisorio. E questa è la giustizia italiana. Dà fastidio una madre che è qui, fuori da questo tribunale, a implorare giustizia. E allora lavorate bene. Lavorate secondo coscienza, lavorate secondo scienza, lavorate guardando gli atti. L'alienazione parentale è un falso, non è riconosciuta e lo psicologo deve attenersi ai manuali riconosciuti. La CTU ha diffamato la sottoscritta. Mi ha accusato di gravi abusi e maltrattamenti su mio figlio. Dove sono le evidenze di questi maltrattamenti? Dove sono? Dove sono? Intervengano gli ordini professionali. Oggi un perito si sostituisce al giudice. È chiaro, perché la CTU ha perfino suggerito al giudice che ogni altra ipotesi
sono diffamazioni queste, io non so che cosa siano. E queste sono cose che sono agli atti perché sono state dichiarate in corso di CTU. Ci sono i video. Non è più possibile proseguire in questo modo. Non è più possibile perdere i figli su costrutti ascientifici, su concetti di stampo patriarcale. Perché se non pieghiamo la testa di fronte al padre padrone, noi oggi perdiamo i figli. Chiedo l'intervento del presidente Mattarella. Ho fatto un esposto al CSM. Ci sono scandali che scoppiano ovunque, ma noi madri continuiamo a perdere i figli nel totale silenzio.